Corinzi, capitolo 2, versetto 5, affinché la vostra fede fosse fondata non sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio. Atti 27:11. Il centurione però aveva più fiducia nel pilota e nel padrone della nave che non nelle parole di Paolo. Questo versetto mi fa riflettere molto e mi fa ricordare quanto l'uomo confida nell'uomo stesso e non nelle parole di Dio. In Giovanni capitolo 8, versetto 47, chiede a Dio, ascolta le parole di Dio. Per questo voi che non le ascoltate, perché non siete da Dio. In questo periodo stiamo vivendo delle situazioni di pericolo dovute alla pandemia e quindi bisogna pregare per aspettare che Dio parli per fare la scelta giusta, anche in ogni situazione giornaliera della nostra vita.